Primo creatore, Ascensione, via Irena Velázquez, 5 aprile 2021, traduzione Marina. Saluti figli miei, io sono il Padre, Dio, primo creatore, e sono qui oggi per condividere le mie esperienze sulla Terra. Sono stato connesso telepaticamente a questo canale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da marzo 2020. Il mio obiettivo era ed è ancora quello di aiutare l'umanità a muoversi più velocemente verso l'ascensione. Ho trascorso 6 mesi interagendo quotidianamente con il gruppo attraverso il canale. Sono stato abbastanza sorpreso di quanta resistenza il gruppo avesse nei confronti dei miei insegnamenti. I membri provenivano da diverse parti del mondo. Nel gruppo mancavano alcuni elementi, come l'umiltà, l'accettazione della verità e la volontà di imparare. Invece esprimevano la loro posizione, essendo troppo attaccati alla loro vita 3D e alle loro emozioni. Il mio incontro ha portato al mio messaggio delle 5 fasi dell'ascensione. In seguito ho intervistato nuovi membri e ho rimandato la creazione di un nuovo gruppo, poiché il mio canale era esausto per avermi canalizzato ogni giorno per 4 ore, alcuni giorni anche 6 ore o più, ogni giorno per 6 mesi. Riprenderò un nuovo gruppo in futuro, quando arriverà il tempo divino e i nuovi membri saranno pronti spiritualmente. C'è molto da fare per la civiltà umana. Dovrete costruire una nuova società senza indottrinamento, controllo e completamente libera da povertà, fame e malattie. Il primo passo per creare un bel futuro è l'accettazione di voi stessi senza giudicare chi siete e poi accettate gli altri così come sono, con amore. Il tempo sta arrivando nel prossimo futuro, quando tutti voi dovrete prendere una decisione per difendervi e non aver paura di sentire la verità e dire la verità. Per favore, ricordate che siamo tutti uno e collegati gli uni agli altri. Io sono luce e amore. Non dimenticate mai che vi siete offerti volontari per venire su Madre Gaia ad aiutare questa transizione dalla realtà 3D alla 5D. Altri esseri ed io stiamo aiutando l'umanità in questa trasformazione. Il carico principale di lavoro sta arrivando a tutti voi, miei cari. Mi spiace, ma la vostra responsabilità è di fare il lavoro di base. Alcuni di voi stanno già facendo il lavoro, rendendo più facile agli altri il resto. Siamo tutti insieme in questo. Stiamo solo eseguendo diverse funzioni e passaggi per assicurarci che questa ascensione sia completata. Così diventerete umani galattici con viaggi interstellari. Finora tutto sta procedendo secondo il piano divino. L'accelerazione del tempo sta continuando. È molto importante rimanere in vibrazioni elevate per aiutare a raggiungere una massa critica per la coscienza collettiva umana. Aprite gli occhi e cominciate ad osservare ciò che vi circonda. Noterete cose che prima non notavate. La Repubblica, il Quantum Financial System e i fondi sono pronti per essere lanciati al momento giusto. Per favore, capite che accadrà quando la maggior parte degli oscuri saranno rimossi dalla Terra, altrimenti distruggeranno tutto il lavoro che è stato fatto. I galattici, con Ashtar al comando, continuano a rimuoverli dal pianeta e a mandare le loro anime a essere riprogrammate. Il lavoro continua senza sosta, quindi vi chiedo di fare la vostra parte a partire da oggi, diffondendo amore e luce ovunque andiate, e lasciatevi alle spalle la frustrazione o la rabbia sul perché Nezara Gesara non è ancora venuto. Avrà luogo nel tempo divino. Nessuno può fermarlo o cambiare il mio piano. È inevitabile. Gli universi, le galassie e i pianeti continuano a evolversi e niente può fermare questo processo.
le creazioni continuano la loro evoluzione. Non c'è una fine o un inizio. Lo stesso vale per Madre Terra Crista, che si è già trasferita in 5D. Sta solo aspettando che tutti voi la raggiungiate. Siate rispettosi di ciò che vi circonda e di voi stessi. Rimanete in stato meditativo 24 ore al giorno. Molti eventi emergeranno nel prossimo futuro. Alcuni di essi saranno abbastanza scioccanti per voi e altri saranno inaspettati. Per favore, state allerta. Io sono il primo creatore e sono stato felice di parlare a tutti voi oggi. Io sono luce e io sono amore. Grazie. Benedizioni. Primo creatore. Traduzione e voce Marina.